Annullata dalla Suprema Corte di Cassazione la confisca dei beni che era stata precedentemente disposta dal Tribunale di Prevenzione e parzialmente confermata in appello nei confronti di Domenico Crea, l'ex assessore e consigliere regionale condannato per concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito del procedimento Onorata Sanità, che si trova attualmente in libertà dopo aver finito di espiare la pena. Accogliendo il ricorso presentato dai difensori di fiducia Domenico Alvaro e Sandro Furfaro, la Corte, pur confermando per effetto della condanna in sede penale la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata in primo grado, hanno ritenuto inadeguata la motivazione dei giudici reggini sul punto relativo alla confisca dei beni patrimoniali del CREA, integralmente confiscati dal Tribunale e poi parzialmente dissequestrati dalla Corte di Appello, che aderendo alle eccezioni del Collegio Difensivo aveva disposto il dissequestro dei conti correnti bancari, mentre aveva confermato il sequestro e la confisca della villa destinata ad abitazione della famiglia CREA Dannati Melito Portosalvo, realizzata negli anni Ottanta quando ancora il proposto non si occupava di politica ed aveva iniziato l'attività di medico. La confisca era stata impugnata dai difensori, i quali avevano documentato le fonti di reddito utilizzate per la costruzione e, richiamando un recente indirizzo giurisprudenziale delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, aveva sottolineato la mancanza di pericolosità sociale al tempo di realizzazione dell'immobile, risalente ad epoca antecedente all'attività politica del CREA, tesi accolte dai giudici di legittimità che hanno per questo annullato la confisca patrimoniale.